Eccoci qua. Signori, buonasera a tutti e ben ritrovati. Sono Francesco Iacomelli, sono agente immobiliare dell'agenzia Remax Prestige di Bologna. Stasera siamo nuovamente in diretta dalla nostra pagina Facebook per un nuovo open house virtuale per la promozione di un fantastico attico a Granarolo dell'Emilia. Come sempre vi chiedo qualche minuto di pazienza per sbrigare qualche operazione tecnica che stasera cercherò di fare in prima persona. Allora, contanto chiedo ai miei collaboratori un feedback sulla qualità dell'audio e del video. Allora, abbiate pazienza un attimino, vedo che sono, eccoci qua. Perfetto. Allora, benissimo. Stasera, ecco, per cercare di accelerare i tempi, dato che le ultime volte eravamo un pochino lenti con la partenza della visione del video. Stasera cercheremo di essere molto molto più celeri. Intanto, nel mentre concludo le operazioni tecniche, ringrazio come sempre tutto il mio team, a partire dai miei carissimi colleghi Giulia Gandolfi e il nostro team leader Simone Rossi. Ringrazio poi, come sempre, tutto il nostro staff tecnico, Francesco Saggio e Stefano Altomonte. E per finire, ma non per ultimo, il nostro fotografo reinventato videomaker Paolo Cola. Allora, un altro secondo di pazienza. Ci stiamo specializzando negli open house virtuali, signori. Molto, molto bene. Intanto, nel mentre aspettiamo la conclusione delle operazioni tecniche, vi ricordo che semplicemente l'open house virtuale ha uno scopo specifico. Lo scopo dell'open house virtuale è quello di mettervi nelle migliori condizioni di poter capire se l'immobile visto a suo tempo in pubblicità, il classico annuncio con le foto, grazie alla visione del video, l'obiettivo è quello di darvi dei maggiori dettagli. Eccoci qua. Perfetto. Per capire se l'immobile rispecchia effettivamente a grandi linee quelle che sono le vostre esigenze in base alla tipologia stessa dell'appartamento che state cercando e in base alla posizione. Io direi che le operazioni tecniche si sono concluse. Abbiamo inviato i link per la diretta ai nostri clienti. E quindi, signori, non dilunghiamoci troppo in chiacchiere. Ringrazio Maria Sole che mi dice che audio e video gli sembrano buoni. Audio non buono. Vi chiedo un ultimo feedback prima di partire sull'audio. Mi sentite bene? Ciao Fra, audio buono. Perfetto, signori. Allora, di nuovo buonasera a tutti. Bene, ci siamo. Andiamo subito con darvi delle indicazioni
come mia abitudine, su un riferimento geografico. Stasera ci troviamo a Granarolo e per l'esattezza siamo in via Sirani 20. È una lottizzazione di recente costruzione, all'incirca risale ad una costruzione di 10 anni fa, per esattezza la palazzina dove abbiamo l'oggetto in vendita è stata edificata nel 2011 e la lottizzazione si trova a nord del centro del paese. Siamo alle spalle del supermercato dell'Eurospin, Eurospin che affaccia sulla via San Donato dove abbiamo la fermata dell'autobus e le poste. Stasera voglio soffermarmi un pochino di più sulla posizione in quanto, ahimè, gli ultimi 2 mesi di emergenza sanitaria, di lockdown, di quarantena, hanno creato le cosiddette nuove esigenze immobiliari. Ovvero, già nelle settimane scorse noi abbiamo ripreso le attività dal 4 maggio, ci stanno arrivando in ufficio molte richieste di clienti che vogliono venire via, vogliono spostarsi, vogliono cambiare zona da centri fortemente abitati, ad esempio dal centro storico di Bologna, e sicuramente questa può essere una posizione, in quanto ci troviamo a solo circa 15 minuti dal viale di Bologna, è sicuramente una posizione che può dare una risposta a dei clienti, a delle famiglie, ripeto, che vogliono venire via da centri storici e tornare ad abitare in contesti con molto più verde e molto più tranquilli. Concludo dicendo che sicuramente è una soluzione immobiliare ideale per giovani famiglie, ma giovani famiglie che hanno giovani figli, ma allo stesso tempo delle persone anziane che hanno bisogno di avere, ripeto, degli spazi a verde, ma avere anche sotto casa dei servizi. Ritornando alle famiglie, ecco, abbiamo a circa 700 metri le scuole elementari e medie e ancora più vicino abbiamo le scuole del nido e della materna. Bene, signori, ora e possiamo mettere in sovraimpressione il video. Molto bene, i feedback sono tutti positivi. E come si suol dire, buona visione. Ecco qui praticamente dalla via San Donato abbiamo svoltato, vi ripeto, siamo all'ingresso di Granarolo, e quindi facendo riferimento all'Eurospin abbiamo svoltato in via Tartarini e siamo entrati in via Elisabetta Sirani. Ecco, vedete che abbiamo dedicato molte immagini al contesto perché, ripeto, è una soluzione immobiliare volta alle persone che stanno cercando questo tipo di ambiente. Stanno cercando la serenità e la tranquillità di lasciare i figli a giocare fuori. Una persona anziana può avere la possibilità di uscire di casa e senza fare troppo strada avere già uno spazio dove soffermarsi a leggere un libro o a fare una semplice passeggiata. Chiaramente sono aree verde, abbiamo delle aree attrezzate per parchi giochi e un'area per sgambatoio dei cani. Tutte aree dedicate all'utilizzo degli studenti, ma sotto l'aspetto economico molto vantaggiose in quanto sono gestite e mantenute chiaramente dal comune. Ecco, ora voglio soffermarmi un attimino, in quanto abbiamo visto l'ingresso della lottizzazione e qui ci troviamo nello specifico all'ingresso del nostro attico. Come vedete, il condominio si sviluppa solo su 3 livelli, il piano terra, il piano primo e il piano secondo. Ed è un condominio che è molto caratteristico in quanto ha
La scala che vedete al lato della Renault è un accesso esclusivo per i due attici al secondo piano, tra cui chiaramente anche l'attico oggetto di vendita. E quindi dall'esterno cosa abbiamo? Abbiamo un accesso pedonale a comune con l'altro attico e poi abbiamo un comodissimo cancello elettrico dove si vede, ecco, per l'appunto nel dettaglio, dove abbiamo l'accesso ai due garage. Il garage di pertinenza dell'attico è il garage alla nostra destra. Come vedete, la caratteristica della palazzina, le finiture soprattutto, gli permettono, seppur essendo una palazzina edificata, ripeto, di 10 anni fa, ma avendo nel particolare la facciata rivestita a mattoncina a faccia vista, il tutto si presenta in ottimo stato di manutenzione. All'occhio direi che ha una parvenza sicuramente di un seminuovo. Vado velocemente nel darvi anche qualche nota, qualche notizia che riguarda proprio il fabbricato nel suo complesso. Abbiamo detto quindi il fabbricato con l'ingresso esclusivo per i soli due attici. I garage, come abbiamo visto, sono edificati fuori terra e il vantaggio è che abbiamo la possibilità quindi di lasciare una macchina all'interno del garage ed avere un secondo posto auto all'esterno del garage. Inoltre abbiamo dal lato sinistro rispetto all'ingresso del condominio in direzione dell'area verde un area parcheggio aggiuntiva e sia all'ingresso da via Sirani abbiamo un'ulteriore area sempre a comune dedicata proprio al posteggio delle auto. Bene, signori, si può riprendere la visione del video. Ecco, nel dettaglio, come vi dicevo prima, vediamo la scala esclusiva, il dettaglio dei garage. Ecco, e qui siamo già all'interno del nostro attico. Sempre per facilitarvi la comprensione, ho piacere di darvi anche, scusate, un dettaglio un pochino grafico con la rappresentazione di una semplice planimetria arredata. Nel riquadro di destra vediamo il dettaglio del vano scale di accesso. Il vano scale è quello rappresentato con il colore grigio e la rampa che abbiamo visto in precedenza dall'esterno. Una volta salita la prima rampa si ha l'accesso ad un pianerottolo, ripeto, a comune con l'altro attico e di conseguenza abbiamo due ingressi. L'ingresso del nostro attico rimane sulla destra e vediamo rappresentato con l'iconcina il nostro portoncino d'ingresso, l'ingresso al piano primo, molto comodo in quanto si accede ad una sorta di disimpegno ingresso dove abbiamo la prospettiva del sottoscala. Sottoscala dove c'è stato ricavato un comodissimo mobile su misura dove è stata ricavata una scarpiera. E quindi in sostanza si accede all'abitazione e ancora prima di entrare nel piano nobile si ha l'opportunità di cambiarsi e salire tranquillamente nell'abitazione. E quindi si percorrono poi due rampe di scale molto comode, quindi vi sposto l'attenzione sul visionare la planimetria di sinistra, il riquadro di sinistra, e quindi abbiamo una scala d'accesso sulla zona living, su un'ampia sala. Dalla sala abbiamo un'ampia apertura con le porte finestre che danno l'accesso a quello che io ritengo il valore aggiunto dell'immobile, dell'attico, in quanto abbiamo una terrazza veramente ampia e ben rifinita. Ora non mi dilungo troppo perché lo vedremo bene dopo nel video. Dalla sala abbiamo l'accesso alla cucina, anch'essa con un accesso privato
alla terrazza, e questo è molto comodo perché si ha l'opportunità di passare dalla zona cottura direttamente alla terrazza. Ritornando indietro verso l'ingresso, abbiamo un antibagno con bagno. Successivamente entriamo nel disimpegno notte, dove abbiamo un secondo bagno e due camere. La camera matrimoniale con l'affaccio sull'ingresso e la camera arredata per i figli con un terzo accesso diretto sulla terrazza. Molto bene. Ritorniamo al nostro video. Perfetto. E qui ci troviamo nel salone che abbiamo indicato prima. Chiaramente si può notare da subito la caratteristica di questo attico. Abbiamo uno splendido solaio rivestito in legno con travi in legno lamellare. Abbiamo degli ampi volumi di altezza. E dalla sala abbiamo un accesso diretto con un'ampia porta finestra che dà un sacco di luce alla zona giorno, alla terrazza che, ripeto, è il valore aggiunto, è il plus sicuramente di questo attico. Vediamo nel dettaglio anche tutti quelli che sono gli accessori. Abbiamo le inferriate, tutti gli infissi, le zanzariere, le porte in legno con i vetri doppi. Ecco, vi dicevo prima la caratteristica proprio delle finiture del condominio stesso, avendo una facciata a mattoncini a faccia vista, rende il tutto veramente in ottimo stato, in ottime condizioni. Ecco, questo è il dettaglio sugli affacci. Come vedete, ci troviamo a due passi dal centro paese di Granarolo, ma sicuramente in un contesto dove le famiglie con i figli, con gli anziani possono veramente godere del parco, godere delle passeggiate. Tra l'altro ci sono anche delle piste ciclabili veramente comode. Ecco, il dettaglio che stiamo vedendo adesso, siamo sulla faccia della terrazza, quindi siamo sul retro rispetto all'ingresso, e qui ci sono gli ingressi indipendenti degli appartamenti al piano terra. In sostanza la palazzina è composta di solo tre unità abitative: il piano terra e due attici con l'ingresso al piano primo e il piano nobile al secondo piano. Ecco, adesso ci troviamo nella cucina. Stasera abbiamo aggiunto anche la musichina. Non so se vi piace o vi disturba, la mia descrizione. Allora, il video si sofferma anche sul dettaglio della cucina. Noi, come sempre, stasera presentiamo un immobile in vendita, libero da persone e da cose. Gli arredi sono bellissimi, soprattutto il dettaglio della cucina. Lo stesso proprietario avrebbe il piacere di trovare un accordo extra trattativa riguardante la casa su quello che può essere un valore da dare alla cucina, in quanto è un elemento costruito su misura, dedicato negli spazi a quell'ambiente lì, e quindi, ecco, diciamo così, sarebbe un peccato andare a togliere. Massimo San Giorgi, grazie Massimo per il feedback, dice è molto rilassante, ottimo. Bene, siamo passati al disimpegno notte. Dal disimpegno notte abbiamo accesso alla camera matrimoniale con l'affaccio dal lato dell'ingresso dell'immobile.
Abbiamo il dettaglio del bagno con doppio miscelatore. Chiaramente la stragrande maggioranza delle finiture sono ex capitolato, esempio la scala che è rifinita in pietra toscana, un'ottima scelta di materiali, la ringhiera stessa, le finiture del bagno, tutte finiture, ripeto, ex capitolato. Vediamo i Velox, Velox chiaramente elettrici, con sensore antipioggia ed oscurante. E questo è il dettaglio della sala visto con le spalle alla terrazza. Allora, signori, se avete delle domande, utilizzate pure la chat. Intanto immagino che il video sia arrivato a fine perché... Ok. Molto, molto bene. Allora, giusto per darvi e per fare un riassunto di quello che abbiamo visto, e poi dopo vado a leggere tutte le domande per cercare di darvi qualche dettaglio in più. Stasera, come avete visto, abbiamo cercato di ridurre i tempi del video e di cercare di ottimizzare il tutto per non dilungarci troppo. Ma allo stesso tempo non voglio essere troppo veloce, quindi ho piacere di fare un riassunto di quello che abbiamo visto e darvi anche qualche dettaglio un pochino più tecnico. Allora, riguardo all'interno, ecco, vi aggiungo qualche dettaglio in più. A livello di finiture, come abbiamo visto, abbiamo il solaio rivestito in legno con i travi in legno lamellare, i pavimenti in parquet, escluso la cucina ed i bagni. A livello di impianti abbiamo riscaldamento a pavimento, dove ogni ambiente ha un termostato dedicato per la regolazione della temperatura. Abbiamo aria condizionata in tutti gli ambienti, compreso la cucina, aria condizionata, pompa di calore, il gazebo esterno, lo sottolineo, è un gazebo che è stato regolarizzato in comune sotto profilo dei regolamenti a livello urbanistico. Ecco, riguardo poi alle spese condominiali, all'incirca abbiamo una spesa di, scusate, ok, scusate, il bello della diretta, un guasto tecnico già risolto. Allora, allora, le spese di condominio siamo all'incirca sui 1.400 euro all'anno, comprensivo di riscaldamento, acqua calda ed acqua fredda. Ecco, vi sottolineo il fatto che, essendo un ambiente grande, ha delle ottime spese, delle spese molto contenute, in quanto, essendo una classe B, ha un ottimo risparmio energetico, ha un ottimo efficientamento, e tutto questo si traduce in una riduzione delle spese generali in fondo all'anno. Quindi, ripeto, all'incirca 1.400 euro l'anno, compreso le spese di condominio, riscaldamento, acqua calda ed acqua fredda. Impianti certificati, chiaramente.
la consegna dell'immobile all'incirca di 6 mesi. Ok? Bene, ora andiamo a vedere nel dettaglio quelle che sono le domande. Così, se mi sono dimenticato qualcosa, giustamente la signora Bette mi chiede il prezzo. La richiesta dell'immobile è di 345.000 euro. Sonia mi chiede i metri quadri. Abbiamo una superficie di 123 metri quadri ed un garage di 19 metri quadri. Ho parlato di garage, un dettaglio tecnico: all'interno del garage è alloggiato un contenitore dove praticamente arriva l'acqua calda prodotta da una centrale termica esterna al condominio stesso, che è a servizio del lotto. L'involucro all'interno del garage raccoglie l'acqua calda, la mantiene calda e praticamente, qualora c'è la necessità di acqua sanitaria in casa, abbiamo un sistema di pompaggio che immette l'acqua calda all'interno del sistema. Buonasera. L'unico ingresso è quello esclusivo per gli attici o esiste anche un ingresso comune per persone con mobilità ridotta? Salve Roberto, grazie per la domanda. Allora, no, l'ingresso è esclusivamente quello che abbiamo visto prima, dall'ingresso esterno con il vano scale. Sarà possibile rivedere il video? Assolutamente sì, Luciano, il video verrà caricato sulla piattaforma di YouTube e tranquillamente sarà replicabile. Allora, signori, vedo che non ci sono altre domande. Chiudo nel darvi il dettaglio di quello che segue a livello di protocollo per la visione dell'immobile. Allora, qualora foste interessati ad ricevere la documentazione, in sovraimpressione nel titolo del post della diretta trovate un link. Accedendo a questo link e compilando semplicemente un format, avrete l'opportunità di richiedere la documentazione. E nello specifico vi verrà inviato un pacchetto informativo dove all'interno troverete documentazione completa e dettagliata sia dell'appartamento che del condominio stesso. E questo permettervi, nelle migliori condizioni, di poter valutare anche un'eventuale proposta d'acquisto. Una volta ricevuto la documentazione, verrete contattati nuovamente dall'agenzia per fare un attimino il punto e stasera, e già stasera vi comunico la data delle visite. La data delle visite sarà in data 20 maggio, quindi nella giornata di domani o lunedì vi verrà inviata la documentazione. Verrete ricontattati già in giornata e ci sarà la possibilità, qualora confermiate l'interesse sull'immobile, di visionarlo fisicamente mercoledì sera. Dalla data di mercoledì 20 noi lasceremo una finestra temporale di un'ulteriore settimana per dare l'opportunità a tutti coloro che hanno visionato l'immobile stasera e a tutti coloro che visioneranno l'immobile di persona mercoledì prossimo di avanzare la propria proposta d'acquisto. Vediamo se ci sono altre domande. Luciano con Antoni, ottimo, grazie. Bene, signori. Bene, vedo che non ci sono altre domande. Io spero di essere stato chiaro. Come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi auguro una settimana, un buon weekend e ci vediamo al prossimo Open House virtuale. Ciao a tutti.